させたら返してきなよ。今日外寒いんだよな。誘拐だよあれ。どうしたのこれ。戻るって言うと思ったけどね。選ばれたのかな私たち。これお前が好きなやつだ。そのうち教えてやるから。Formata da sei persone, la famiglia Shibata vive in un minuscolo appartamento di una grande città del Giappone. Tra loro c'è grande sintonia, ma tutte le loro azioni e i loro comportamenti sono fortemente condizionati dallo spettro dell'indigenza in cui vivono. Una povertà che spinge il padre Osamu a compiere piccoli furti insieme ai due figli piccoli, la giovane sorella della sua compagna a lavorare in un peep show e che li porta addirittura a evitare di denunciare la morte dell'anziana nonna per continuare a percepirne la pensione. Il giorno in cui il piccolo Shota viene arrestato, però, vengono fuori tutti i segreti di un nucleo familiare generato dalla necessità e non dalla discendenza sanguigna. Per il suo 13° lungometraggio di finzione, il cineasta giapponese Hirokazu Kore-eda torna ancora una volta a riflettere su un tema che contraddistingue la seconda parte della sua filmografia. Il tema della famiglia, o meglio, del nucleo familiare, contraddistingue infatti gli ultimi 15 anni di una filmografia dagli esiti forse altalenanti, ma comunque sempre coerente. In Mambiki Kazoku, in particolare, è proprio il nucleo familiare l'oggetto di una riflessione il cui merito non è quello di dare risposte, bensì di generare domande, in quanto la focalizzazione sul nucleo familiare in realtà è solo lo spunto per una ben più ampia riflessione sugli emarginati dalla società contemporanea. Riflessione cui Kore-eda dà forma attraverso una formalizzazione contraddistinta dalla lesione delle azioni principali per concentrarsi su quelle della quotidianità, dalla messa fuori campo dell'evento per dare rilievo a quelli che ne sono i riflessi sugli individui. A sottolineare ancora una volta che l'interesse del suo cinema è verso i rapporti intersoggettivi e le loro zone d'ombra, verso le persone e non verso i fatti eclatanti che finiscono per qualificarli, senza però comprenderle veramente. Family affairs, he